È rottura totale, definitiva. Adrien Rabiot non rinnoverà con il PSG, libero di scegliersi un nuovo club già a gennaio. In lizza anche la Juventus. Ma da qui a giugno, il centrocampista non giocherà più con il club dell'Emiro del Qatar, che perde non solo uno dei migliori centrocampisti in circolazione, di soli 23 anni, ma anche un giocatore formato in casa valutato almeno 50 milioni. E quindi una plusvalenza che avrebbe fatto comodo in tempi di tensioni di bilancio, legate al fair play finanziario. Desktop minore di spend class uguale notification barra span buffone infinito peretona su mobile gazzetta tcher x link copia embed copiati potrebbero interessare anche security warning please treat the url above as you would your password and do not share it with anyone. See the Facebook help center for more information. Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione proprie di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità, contenuti e servizi più vicini ai tuoi gusti e interessi. Chiudendo questo messaggio, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie per le finalità indicate. Per negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie o anche solo per saperne di più fai clicca qui. Accetto rispetto, insomma, un fallimento totale per il PSG. Da qui la ritorsione, annunciata dal DS Antero Henrique. Al sito di Yahoo Sport il giocatore ci ha informato che non intende rinnovare e preferisce andarsene svincolato. Ci sarà così una conseguenza chiara: andrà in panchina a tempo indeterminato. In realtà, Rabiot rischia di non essere più convocato da Tuchel, che punta su Marquinhos e Draxler per gestire il centrocampo con Verratti, in attesa di un rinforzo a gennaio. Rabiot è corteggiato da tempo dal Barcellona, ma secondo France Football, anche la Juventus si è fatta avanti nelle ultime settimane. Come Tottenham e Liverpool. Da mesi, conclude Henrique, avevamo avallato ogni sua richiesta, anche sportiva. L'impressione è che Rabiot e il suo rappresentante abbiano mancato di rispetto al club e ai tifosi.